Amici di Controfuga, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Controfuga Next Generation, la rubrica dedicata ai migliori talenti del panorama pallanuotistico italiano. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi Filippo Ferrero, attaccante dell'Ortigia. Ciao Filippo e benvenuto. Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti. Filippo, quali sono i motivi che la scorsa estate ti hanno spinto ad accettare l'offerta dell'Ortigia? Sicuramente avevo tanta voglia di rifarmi da una brutta parentesi, da una brutta stagione avuta l'anno scorso, e in cui ho avuto poco spazio e adesso molto male sotto tanti punti di vista, e soprattutto avevo voglia di mettermi in gioco e di capire e di far capire quanto potessi valere all'interno di questo sport. E l'offerta dell'Ortigia mi è sembrata, per tanti punti di vista, la più interessante, quella che mi avrebbe fatto faticare di più da un certo punto di vista, e che dall'altro punto di vista mi poteva mettere in luce tutto quello che avevo da dimostrare. Sei nato e cresciuto pallanuotisticamente a Bogliasco, ambiente nel quale hai vinto anche due scudetti giovanili, sia Under 17 che Under 20. Quali sono i ricordi più belli che conservi dell'esperienza vissuta in Liguria? Guarda, i 9 anni in cui ho giocato a pallanuoto a Bogliasco, ce ne sarebbe una lista infinita di bei ricordi da tirare fuori. Se non ultimo, il bronzo conquistato l'anno scorso con l'Under 20, ma tutte le grandi manifestazioni a cui abbiamo partecipato con le categorie giovanili, e le prime presenze in prima squadra, gli esordi in Coppa Italia, in campionato, tante stata una scuola di vita, ho vissuto da veramente, veramente tante belle persone, compagni di vita e allenatori stupendi. Sono rimasto davvero legato a questa società per tanti motivi, specialmente perché ci sono nato e ho vissuto davvero tante belle esperienze. Se devo sceglierne una, potrei parlare di un passaggio del turno conquistato all'ultimo secondo Under 17. Eravamo in semifinale, eravamo praticamente fuori dai giochi quando l'ultima partita contro Noto Catania dovevamo vincere di 3 per passare, e al primo tempo ci siamo ritrovati sotto di 3 e abbiamo recuperato, abbiamo conquistato una finale in cui nessuno ormai ci sperava quasi più, e nella quale abbiamo anche mostrato di meritare di partecipare. Quindi se devo scegliere un ricordo è quello. Sei il capitano dell'Under 17 che la scorsa estate si è laureata campione d'Europa di categoria. Quale emozione hai provato nel momento in cui ti hanno consegnato la coppa che sanciva ufficialmente la vostra vittoria? Ho provato mille emozioni tutte nello stesso momento. È indescrivibile, sinceramente. Non saprei cosa dire, se non tanto tanto orgoglio per quello che eravamo riusciti a fare, quelli del nostro gruppo, che nonostante le difficoltà di cui tutti sono a conoscenza, abbiamo fatto un percorso netto e ci siamo donati per una causa davvero, secondo me, davvero bella, davvero importante, che ci ha fatto crescere davvero tanto. Mi sono sentito più uomo dopo quello che abbiamo fatto. Proprio in questi termini ti chiedo, quale ruolo ha svolto nel tuo percorso di crescita, sia umano che sportivo, il compianto Nando Pesci? Ma
Devo essere onesto, io non l'ho conosciuto forse tanto bene fino in fondo perché abbiamo avuto poche occasioni di incontrarci. Quello lì era uno dei primi collegiali lunghi a cui ho partecipato sotto la sua guida, però ho davvero ricevuto tanto sia dal punto di vista pallonotistico che soprattutto dal punto di vista umano, da Nando. Ci sono rimasto davvero affezionato, nonostante veramente ci conoscessimo bene da un mese praticamente, perché prima avevo fatto collegiali con lui, ma ero di categorie inferiori, erano collegiali di grandi gruppi in cui lui non era direttamente il mio allenatore, ma avevo altri tecnici e quindi non siamo stati davvero tanto a contatto, però posso dire che è stato davvero intenso come rapporto. È stato fin da subito mi ha trattato come se ci conoscessimo da una vita e mi ha dato tanta tanta fiducia, sia lui che tutto lo staff che erano sotto la sua guida e quindi posso dire che nonostante ci siamo Conosciuti scambiati, poco. esatto, conosciuti per poco, ho avuto veramente grandi insegnamenti e mi ha lasciato veramente tanto l'anno. In un contesto, come dicevi tu prima, sicuramente molto particolare, avete, uso la tua espressione, avete realizzato uno splendido percorso netto. Qual è stata la scintilla che ha fatto scattare quel qualcosa in più nel gruppo che vi ha consentito poi di viaggiare veloci come un treno inarrestabile fino al traguardo finale? Allora, due momenti che io ricordo come momenti chiave. Il primo è stato ovviamente al funerale di Nando, quando ci siamo fatti una promessa che non potevamo non mantenere, che era quella di andare all'Europeo e dare tutto appunto per la casa. E ci siamo fatti una promessa in chiesa. E davanti a tutti praticamente ci siamo riuniti alla fine del funerale e tutti in cerchio abbiamo fatto un piccolo discorso in cui ognuno di noi ha promesso che avrebbe fatto di tutto per onorare la memoria di Nando nel migliore dei modi. Un altro momento che ricordo col sorriso è stato dopo una partita con la Turchia nel girone dell'Europeo, nella quale secondo me abbiamo avuto una brutta prestazione. Ci siamo chiusi nello spogliatoio, abbiamo parlato tanto e io sono stato anche, eravamo senza allenatori, io sono stato un po' duro con i miei compagni, ma penso che sia servito anche quello per tirare fuori il meglio da ognuno di loro, anche da me stesso. Che cosa significa per un giovane atleta che comincia pian piano ad affermarsi lavorare in un gruppo nel quale condivide appunto la squadra con i suoi momenti belli e momenti brutti con atleti come Stefano Tempesti e Valentino Gallo? Guarda, sicuramente il primo impatto è solo e unicamente di timore reverenziale. Io ero veramente sbalordito a sapere che mi sarei allenato con certi campioni. Ed è ancora più bello il fatto che siano delle persone eccezionali e che sia con i giovani che con i meno giovani. Ci sia stato da subito un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Sia Stefano che Valentino sono due persone fantastiche, sono umilissime e ti fanno sentire del loro livello fuori dall'acqua, così come dentro l'acqua capiscono sempre quale sia il momento per correggerti, per sgridarti, per darti una mano. E sono veramente sensibili, specie in modo Stefano durante gli allenamenti ha davvero una sensibilità particolare sia per i giovani che per tutti quanti. E secondo me è davvero importante per un atleta della mia età avere due punti di riferimento così importanti da affiancare ovviamente al lavoro che fa il mister Stefano Piccardo. Perciò posso
posso dirti che è stata veramente una fortuna avere avuto quest'anno Due due compagni giocatori come loro. esempio, così come si spera, ma penso che sarà così, ce l'avrò anche l'anno prossimo, visto che Stefano ha rinnovato e Valentino sarà con noi anche l'anno prossimo. Sappiamo che condividi l'alloggio con i due fratelli Condemi. E come si snoda la vita di tre giovani atleti al di là degli allenamenti e delle partite? E quanto, dal punto di vista personale, questa esperienza ti responsabilizza? Allora, la routine è un po' sempre la stessa, ovvero Andrea, visto che fa all'università, hanno più di noi, fa l'università, si allena con i più grandi alla mattina e quando torna a casa cerca di farci trovare pronto qualcosa da mangiare. Poi durante il pomeriggio abbiamo tutto il nostro da fare, quindi non ci vediamo tanto durante il pomeriggio, ognuno è chiuso in camera magari a studiare, a fare le sue cose. E, niente. È davvero stimolante il fatto di vivere da soli, di doversela cavare. È stata anche quella di vivere da solo una scelta, secondo me, impegnativa. Per quanto poi mi fa sentire uomo, che gestire tutte le cose per conto nostro da soli, anche se siamo in tre, ci diamo una mano, è davvero all'inizio impegnativo, ma poi ti fa sentire. Una volta che sai di essertela cavata ti fa sentire bene, ti fa sentire più grande, è una cosa alla fine eccitante anche il fatto di sapere di essere riuscito a vivere un anno praticamente da solo. Come gestisci i rapporti con i tuoi affetti? Perché sappiamo che sono tutti in Liguria. Come fai? Come si riesce a conciliare nel tourbillon del tuo quotidiano anche questa, diciamo, questa attenzione verso i tuoi cari? Ma io sono in contatto tutte le sere chiamo i miei genitori, ci parlo tanto, ma diciamo che quest'anno non ci sono mai stati motivi per cui siamo dovuti essere più vicini del solito. È stato un anno relativamente tranquillo e le cose sono andate quasi tutte per il verso giusto, quindi i miei genitori erano tranquilli perché sapevano che stavo bene e io sapevo che loro erano felici per me, quindi il rapporto con i miei genitori non è stato assolutamente difficile, ci sentivamo molto spesso ovviamente per sapere come stavamo, ma anche con i miei fratelli sono tutti, ho due fratelli più grandi che sono entrambi lontani da casa e quindi i miei genitori, visto che io sono il più piccolo, erano già abituati a questa cosa. Certo, Non è stata una novità assoluta, insomma. è stato difficile un pochino per tutti, ma ce la siamo cavata bene, alla fine non abbiamo mai perso ovviamente i contatti, certo. L'anno prossimo, ti attende l'esame di maturità. Hai già deciso il cammino professionale che intendi seguire negli anni a venire? No, in realtà non ho deciso. Sicuramente frequenterò un'università che può essere di ingegneria industriale di matematica, sono più indirizzato verso il cammino scientifico, però davvero non so ancora dove andrò e che cosa farò. Certo, tutto dipenderà anche dalla disponibilità delle squadre, cioè di dove giocherò, di se rimarrò all'Ortigia, di che università ci saranno a Catania, spero, non si sa, non è Non è tutto ancora ben ritrattato. definito. Filippo, siamo all'ultima domanda. Quali sono i tuoi hobby all'esterno, diciamo, al di fuori della pallanuoto? Di certo io appena ho un minuto libero lo passo con gli amici e andiamo a fare magari a fare dei giri in Ortigia, che è un'isola meravigliosa e che non conosco ancora bene perché sono lì da 6 mesi praticamente, sono stato lì. Quindi niente, facciamo passeggiate, andiamo in giro in Ortigia, adesso ora che sono qua con i miei genitori anche ci piace andare a fare delle passeggiate sui Perimonti qua in Liguria, e ascolto tanta musica non lo so, secondo me è un modo per distrarsi da qualsiasi cosa, e sia da solo che con gli amici mi piace perdermi un po' nel mio mondo
quella musica. La musica è una passione sempre sana. Io ringrazio Filippo Ferrero, lo saluto con affetto e mi auguro di incontrarlo presto sul bordo di una piscina. Ciao Filippo, grazie. Ciao Andrea, grazie mille a voi.